Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it. In questa guida pratica e veloce, vediamo come usare Satispay per inviare e ricevere denaro in sicurezza. Per iniziare la guida, ovviamente bisogna già essere registrati e aver installato Satispay. Se non l'hai ancora fatto, puoi seguire la guida dedicata cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Iniziamo. Per prima cosa, apriamo l'app di Satispay e effettuiamo l'accesso con il PIN o altro metodo scelto. Una volta entrati, vediamo in alto a sinistra la cifra disponibile sul nostro conto Satispay. Se clicchiamo sul più indicato, andiamo a verificare le impostazioni di ricarica del conto. Vediamo quindi la cifra impostata come minima, nel nostro caso è 25 euro. Quando il nostro conto Satispay scenderà sotto questa cifra, si autoricaricherà dal conto collegato che abbiamo associato nella registrazione, con cadenza settimanale. Come leggiamo, la ricarica istantanea costa 1 euro, mentre l'accredito sul nostro conto è gratuito. Dalla pagina principale, quando entriamo su Satispay, vediamo in basso a destra, indicata dalla prima freccia, la voce Negozi. Cliccando Negozi, vedremo un elenco di tutti i negozi convenzionati con Satispay nei paraggi. Se il negozio in cui vogliamo pagare con Satispay non figura tra quelli disponibili, sulla cassa riporterà il logo Satispay e un QR code da scansionare. Per farlo, clicchiamo il simbolo indicato dalla freccia in basso a destra. Dopo aver cliccato il simbolo del QR code, si attiverà la nostra fotocamera e dovremo inquadrare il QR code esposto presso la cassa. Poco sotto, vediamo un QR code che ci serve se dobbiamo farci inviare dei soldi. Quello è il nostro QR code da mostrare a chi ci deve inviare denaro tramite Satispay. Dopo aver inquadrato il QR code del negozio, l'app riconoscerà l'esercizio commerciale e compariranno il suo nome e logo. Sotto a questi, vediamo una tastiera numerica, dove dobbiamo digitare la cifra da inviare per il pagamento. Una volta fatto, l'esercente vedrà l'accredito praticamente subito, emetterà lo scontrino, e avrete pagato. Sempre dalla schermata principale, se clicchiamo su Contatti, indicato dalla freccia, vedremo un elenco dei nostri contatti salvati, e se registrati a Satispay possiamo inviargli o ricevere denaro. Cliccando invece su Servizi, vediamo un elenco di tutte le operazioni che è possibile fare tramite Satispay, tra cui ricariche telefoniche, pagamenti PagoPa, pagamento bollettini, bollo auto e tasse varie, e i risparmi che ci permettono di impostare una cifra da mettere da parte ogni tot. Cliccando su Invita, possiamo invitare i nostri contatti a iscriversi a Satispay inviandogli il nostro codice promo che vediamo indicato. L'importo del bonus che Satispay dà per ogni invitato che si iscrive varia, quindi scegli il momento migliore. Infine, cliccando su Profilo, vediamo un resoconto del nostro account. Partendo dall'alto troviamo i fondi disponibili e i risparmi accumulati. Poco sotto, possiamo verificare ed eventualmente modificare il nostro account cliccando su Impostazioni, invitare gli amici a iscriversi e verificare le richieste. Infine, vediamo il resoconto di tutti i movimenti effettuati dal nostro conto Satispay. Ed ecco come utilizzare Satispay. Ora sai tutto quello che è necessario sapere per sfruttare al meglio quest'app. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofaionline.it. Ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lo fai online.